Artemis Fatti, martedì 21 novembre dagli studi di Telemia, piccola vacanza di una settimana e adesso ci ritroviamo. Grazie alla regia, a Pino Gagliani, a Vladik Carella che ci allestiscono e che ci preparano sempre lo studio. E, abbiamo parlato la volta scorsa di Mario La Cava, abbiamo parlato ancora prima di Corrado Alvaro, quindi vogliamo rimanere in tema. Parlare di Calabria, parlare di cultura, abbiamo detto che la cultura non è solo conoscere l'Iliade, l'Odissea, i Promessi Sposi, ma è anche parlare della nostra vita quotidiana, di come la nostra vita quotidiana si intreccia con gli aspetti letterari anche e con gli aspetti. Oggi parliamo di teatro. Parliamo di teatro, abbiamo due ospiti in studio che ringrazio di essere venuti, Francesco D'Aquino e Erika Albanese, due miei compaesani. Oggi faccio campanilismo, nel senso che parlerò di Caulonia, parlerò del mio comune, del mio paese, con Francesco ed Erika parleremo del teatro. Parleremo di teatro, di quello che una volta era il Cinema Alba a Caulonia. E il teatro, devo dire che nonostante noi siamo circondati di teatri, di antichi teatri, di anfiteatri, poi Francesco ci spiegherà la differenza fra teatro e anfiteatro della tradizione greca. E, parliamo di teatro perché in novembre, come tutti sapranno, forse qualcuno non lo sa, si apre la stagione, le stagioni teatrali, le grandi stagioni. La Scala, il teatro alla Scala, il teatro cioè fino a noi, fino a Caulonia. E quindi dicevo, noi siamo circondati nel senso che noi abbiamo gli scavi delle nostre antiche colonie greche, della Magna Grecia, noi abbiamo un anfiteatro a Monasterace, abbiamo negli scavi di Locri abbiamo un grandissimo anfiteatro a Gioiosa, abbiamo il teatro greco-romano, eppure invece oggigiorno siamo meno portati, perché alla televisione ci ha, stavo per dire una parolaccia, ci ha storditi, ecco, la televisione, siamo presi dai social, siamo presi dall'internet, dal virtuale, dalla realtà virtuale, e il teatro è una cosa, viene vista come una cosa che sa di vecchio, che sa di antico, non lo so, oppure che sa forse di elitario. Ecco, adesso entriamo in queste cose. Francesco D'Aquino è un dirigente dell'associazione UCAT. Toiu, sì. E poi è una derivazione greca pure questa, poi spieghiamo cos'è Ukatoiu. Associazione Ukatoiu, Erika è anche una responsabile dell'associazione, e l'associazione Ukatoiu gestisce questa realtà, questo teatro, dove c'era una volta il Cinema Alba a Caulonia, e il teatro si chiama Teatro Fuori Squadro. Ribattezzato da noi. Ribattezzato Fuori Squadro. E adesso spiegherò anche il perché. Benissimo, adesso Francesco ed Erika, intanto perché una volta eravamo circondati da teatri, ecco, e oggi invece siamo poco portati? E poi invece veniamo storicamente a come il Cinema Alba di Caulonia diventa teatro. Vai Francesco. Perché il teatro è fondamentale per la società, e non bisogna assolutamente sottovalutare questo fattore, anche se è vero, c'è chi ha detto anche che comunque la cultura, i problemi sono tanti e i soldi per la cultura ci sono pochi. No, nel senso, i soldi per la cultura in passato sono stati tanti, ma non parlo di Caulonia, parlo a livello nazionale. Ci sono stati degli sprechi, però la cultura non è assolutamente da sottovalutare, non è un fattore da sottovalutare, e sicuramente quello che dicevi tu prima per quanto riguarda gli anfiteatri e i teatri greci che abbiamo qui nella Locride, essendo la Locride una colonia greca, la più importante è Crotone, ma già Locri e Monasterace, Caulonia, Caulon, quindi il teatro, sì, partendo dai greci, però io mi volevo collegare a quello che dicevi tu prima per quanto riguarda i teatri pieni di polvere e ammuffiti, e arrivo subito al Cinema Alba.
Nel 2007 noi vogliosi di, e sognatori di creare nuove realtà, in che senso dico questo, nuove realtà, non siamo eroi, ci siamo improvvisati eroi, crediamo di riuscire a coinvolgere la gente e quindi portarla ad una serata diversa che non sia la solita serata del passeggio o comunque di andare al bar o comunque di andare a mangiare una pizza. Il teatro, quindi questo spazio che nel 2007 era ammuffito e pieno di polvere e stracciato, noi siamo entrati perché è un locale privato, quindi l'abbiamo chiesto in fitto, ma quando siamo entrati quel noi giorno, un'associazione di ragazzi, di giovani, sì, diciamo questo, che è importante. L'associazione Ugatoio, io mi ricordo benissimo la data, era il 15 ottobre del 2007, quando siamo entrati e abbiamo visto l'ex Cinema Alba, ma meglio Cinema Alba, perché poi spiegherò perché l'ho chiamato Teatro Fuori Squadro, pieno di polvere, ammuffito, i suoi odori odoravano di passato. Mi piace questa. E quindi ci siamo messi subito al lavoro, ci siamo rimboccate le maniche e piano piano abbiamo iniziato a sistemare. Vogliamo dire pure che per un periodo negli anni 70 è stato anche sede di un'organizzazione della sinistra di quegli anni, del collettivo lavoratori studenti. Sì, c'è stata anche una sala giochi. Quindi del insomma, Mister De Masi. È stato sempre un luogo c'è di ritrovo. È stata una palestra. Però anche su questo volevo parlare. Il Cinema Alba nasce, secondo, io non ho notizie storiche, però per intuizione, è una struttura dei primi del Novecento, parliamo degli anni 30, ed è una struttura che era uno dei primi cinema nella costa ionica, questo bisogna dirlo. E allora qual è stata la mia intenzione? Quello di recuperare questo spazio, di recuperare questo spazio perché appartiene a Caolonia. Oggi siamo il 21 novembre del 2017 e quindi se facciamo una riflessione è passato più di mezzo secolo che questo spazio ci appartiene. È uno spazio privato, benissimo, però è uno spazio che è uno spazio che per le sue funzioni diventa pubblico, perché accoglie il pubblico. E mi voglio fermare anche su questo altro concetto. Uno spazio senza pubblico è uno spazio vuoto. Non voglio parafrasare nessuno, però un grande regista, Peter Brook, ha scritto dei libri, ha fatto delle argomentazioni sullo spazio vuoto. Come far rivivere uno spazio vuoto? E qui c'è l'attore, c'è il musicista, c'è l'artista. Quindi io penso che parlavo del 2007 perché abbiamo preso questo cinema, ci abbiamo lavorato, dopo 2 anni di intenso lavoro l'abbiamo riaperto proponendo alcuni spettacoli con tutti gli attori del luogo, abbiamo coinvolto i bambini, era una realtà che comunque stava dando i suoi frutti. Io parlo di frutti culturali, non sicuramente dei frutti economici, perché se parliamo di frutti economici non è mia intenzione arrivare a fare dei frutti economici, assolutamente. Non lo fate per guadagnare. Esatto, ma creare un substrato sociale che abbia delle basi anche e soprattutto culturali. Bene, bene. No, c'è una cosa importante che mi piace che tu hai detto, Francesco. Noi siamo rimasti, ci impegniamo per il paese, per costruire uno spazio di partecipazione, eccetera. A me viene in mente che i centri storici, i centri interni, si svuotano e questa è una preoccupazione generale, cioè tu non hai detto una cosa banale, tu sei entrato in una, diciamo così, piaga, ahimè, della nostra Calabria, dei nostri paesi interni e tu dici io ho voluto investire, sono voluto rimanere per investire il mio tempo, per coinvolgere le persone, eccetera, e tu hai detto una cosa di cui mi viene in mente il termine del professore Teti, della restanza.
vacanza, cioè di restare, non di andare, di non andare via. Io ricordo un piccolo episodio, così diciamo pure che tu hai studiato a Bologna, hai studiato al DAMS, sì, ti sei laureato in regia, in teatro all'Università di Bologna, poi veniamo ad Erika pure ai suoi studi. E a Bologna tu potevi avere possibilità, ti potevi inserire eccetera, e noi ci siamo incontrati una volta, io devo dirla questa cosa, perdonami, una piccola nicchia, diciamo, di pensiero, una piccola chicca, non nicchia, di ricordo personale, perché il giorno della mia laurea io ero a Bologna e sono andato, non avevo stuolo di familiari, non avevo nessuno dietro, ero da solo, no? E allora l'unica persona che ho incontrato e che mi è rimasta sempre impressa è stato Francesco D'Aquino, con un altro amico, con un'altra persona, e sono state le uniche due persone con cui ho condiviso il momento, diciamo, questa cosa mi è rimasta sempre impressa. Allora, torniamo a noi, tu hai studiato a Bologna, hai studiato al DAMS, sì, però hai voluto fare rientro a Caulogna, investire il tuo tempo, investire, sapere che non ci guadagnavi, che non ci guadagni, e costruisci un luogo di, diciamo, tra virgolette, di democrazia, di partecipazione, perché tu dicevi l'attore, il soggetto, cioè, ma poi c'è anche un'interazione con coloro che vengono ad, esatto, ascoltare se e a seguirvi. Se non c'è un pubblico, lo spazio risulta lo buono. Spazio. Lo spazio, mi piace parlare di spazio. Teatro sì, ma è uno spazio, il teatro è uno spazio. Il teatro, cioè, perché non voglio parlare di teatro istituzionale, parlo di spazio perché uno spazio qualsiasi, anche nel centro storico, può diventare uno spazio teatrale, e qui entriamo in altre definizioni. Infatti quando non avevamo questa sede continuavamo a fare teatro comunque con la scenografia del centro storico, quindi nelle piazze, negli larghi. Bello. Cosa che potrebbe anche continuare lo stesso, sì, fermo restando il fatto che voi adesso riaprite il luogo. Sì, assolutamente. Poi tutti conoscono le vicende, come sono andate, abbiamo fatto anche una trasmissione qui a Telemia, perché il teatro nel 2012 per incomprensione è stato chiuso, per incomprensione. Perché dico di per incomprensione? Perché i proprietari hanno sollevato delle beghe che comunque che per fortuna adesso abbiamo risolto. Sì, è inutile raccontare. Vabbè, l'importante è che adesso si riapre, che avete risolto. Ecco, e quindi nel 2012 abbiamo avuto questo stop. Dal 2012 però al 2015 abbiamo vissuto lo stesso, lo spazio, non aprendolo al pubblico, l'abbiamo vissuto per prepararci, per recitare. E adesso, il sabato 25 di novembre, facciamo la riapertura, quindi non un'inaugurazione, ma la riapertura del teatro Fuori Squadro, proponendo che cosa? Uno spettacolo, perché si tratta di uno spettacolo, perché proietteremo delle fotografie del teatro quando l'abbiamo preso fino al 2015. Fino a quando poi adesso, quindi riproponevo tutta la storia, quindi questa memoria storica, e nel tema della memoria, essendo il 25 anche la giornata sulla violenza delle donne, che cosa abbiamo inglobato? Anche una riflessione sul tema della violenza sulle donne. Bene. E sarà Alberta Cavallo a interpretare il monologo di Franca Rame, con la mia regia, che chiuderà la serata. Però prima di questo, ecco, volevo dire perché parlavo di spettacolo, perché il 25 di novembre del 2017 alle ore 21 l'ex Cinema Alba, oggi Teatro Fuori Squadro. Dico perché si chiama Teatro Fuori Squadro, perché guardandolo strutturalmente, benissimo, Erika, facciamo dire a Erika. Dici perché si chiama Teatro Fuori Squadro. È proprio la forma planimetrica che ha questo Teatro Fuori Squadro, appunto, e Fuori Squadro non è regolare, ecco. È stato un errore, chissà, non lo sappiamo. Un errore bello, particolare. Dei costruttori, di quando è stato progettato e costruito. Sicuramente, si sono magari adeguati allo spazio che hanno trovato. Ah, ecco.
Perché è stato ricavato, mi sembra, in una specie di incavatura. Là c'era il canalone. Sì, sì, che poi è un luogo molto caratteristico di Caulonia, diciamolo, sì. La piazza Seggio, sì. Il luogo dove si tenevano storicamente i comizi, sì. Dove c'è il selciato in pietra lavica, sì. C'è anche chi vuole venire a iscriversi al teatro, anche per una sera. Si può venire soltanto per una, sì, volta, oppure, sì, bisogna essere, sì, abbonati? Adesso parleremo, poi, ecco, illustrerà Erika. Ecco, sì. Chi vuole approfittare, sì, farsi una serata nel centro storico di Caulonia, visitare il centro storico, visitare Piazza Seggio, visitare il resto del centro storico e anche assistere a una serata del teatro fuori squadra a Caulonia, approfitta e perché no, può essere anche un momento per scoprire un angolo di Calabria, di conciliare cultura, visita, vai, il fuori, eravamo fermi al fuori squadro. Sì, e niente, l'abbiamo chiamato così proprio per la forma che ha. All'interno è stato ristrutturato interamente con le nostre forze, cioè con quello che potevamo dare, e abbiamo, oggi è proprio un teatro con le sedute, abbiamo 90 posti, c'è tutto a norma. Bene, c'è una bella acustica, immagino, sì, pure, sì, sì, ottima. E per questo che facciamo anche concerti musicali, proprio per, quindi avete programmato sia rappresentazioni teatrali e anche musica e anche delle proiezioni culturali, proiezioni culturali, sì. Quindi riapriamo il 25 e adesso della riapertura voglio spiegare perché e come è stato pensato questa programmazione. Il nostro intento era quello di coinvolgere tutte le collaborazioni possibili, perché come ben sai Bruno, se non si fa associazionismo non si va da nessuna parte. Io penso che l'associazionismo è importante per collaborare e quindi se si chiama associazione e poi associazione non è, che associazione è? Bene, ma facciamo per questo. Tornare da dove siamo partiti, agli anfiteatri, al luogo della cultura dell'antica Grecia, gli anfiteatri e i teatri dell'antica Grecia erano il luogo dove si facevano le rappresentazioni teatrali, ma dove il popolo si riuniva, certo, e c'era la partecipazione democratica, sì, del popolo. Esatto. Quindi il teatro come un luogo di costruzione, sì, esatto, di tessuto civico, di tessuto civile sociale. E anche di partecipazione democratica. Certo. Questa è una cosa. Certo. Cioè, il teatro può diventare È un punto d'incontro e dove si costruisce anche democrazia in senso lato, non, sì, in senso stretto di politica, in senso, sì, ma dove, sì, si fa politica, sì, e dove si propongono temi sociali. Senti, adesso dobbiamo concludere la trasmissione. C'è un filo conduttore nelle vostre, diciamo, sì, serate, sì, gli appuntamenti? Sì. Uno hai detto è quello della violenza sulla donna, perché il 25, sì, novembre ricorre la giornata della violenza sulla donna. Qual è un altro filo conduttore? Rimarrà per tutta la stagione oppure no, ci sarà? Allora, il filo conduttore è, in senso, se abbiamo un tema, no, non è stata fatta una stagione a tema, l'unico tema che è quindi questa creazione di collaborazioni, ma questo lo devo dire perché proprio per queste collaborazioni siamo riusciti anche a realizzare una programmazione. Perché la musica, per esempio, no? La musica, abbiamo una stagione concertistica con 9 concerti, con tutti i professionisti del settore e il direttore artistico, per quanto riguarda la sezione musicale del Teatro Fuori Squadro, è un Francesco Scordamaglia, il maestro Francesco Scordamaglia. Bene, bene. Poi un'altra collaborazione molto importante per quanto riguarda le proiezioni culturali, ci è stata data nella persona di Giovanni Scarfò, che è della Cineteca della Calabria, e poi abbiamo due produzioni di Enzo De Liguoro, parliamo di teatro, due produzioni di teatro con l'attore Enzo De Liguoro, e poi abbiamo anche una produzione del Teatro del Carro di Badolato, che è uno spettacolo che io sono andato a vedere, molto bello, e ripropone praticamente la tragedia della 106. Interessante. Quindi vedi, ci sarà. Stavamo dicendo che il teatro può anche essere un motivo, un modo, un veicolo
un mezzo, sì, per parlare dei problemi che ci toccano. Tu mi parlavi di un filo conduttore, filo io conduttore. Ti rispondo a questa domanda, tua domanda, e ti dico, sì, come direttore artistico ho voluto dare un filo conduttore, e il filo conduttore è la musica. Diamo alcune informazioni tecniche. Per chi volesse prendere contatti con l'associazione Catoio e con il Teatro Fuorisquadro, c'è un numero di telefono, c'è un sito, sì, internet, allora, c'è un profilo Facebook, Ferica? Sì, praticamente, io volevo un attimo aggiungere una cosa a quello che ha detto Francesco, perché oltre a questi teatri, a questi spettacoli che abbiamo grazie alle associazioni, alle altre associazioni, agli altri gruppi, ci saranno anche tre spettacoli teatrali che si realizzeranno, comunque si saranno costruiti nell'arco dell'anno durante un laboratorio teatrale che sarà costruito, comunque portato avanti da Francesco D'Aquino. E appunto per questo mi collego sia al laboratorio teatrale, ma faremo anche altri laboratori, tipo il corso di inglese però a livelli professionali. E poi abbiamo il corso di Pilates anche che partirà, tutti questi corsi saranno, e il circolo letterario, tutti questi corsi saranno presentati durante la giornata dell'inaugurazione dei vari professionisti che terranno ovviamente i corsi stessi. Le informazioni tecniche, sì, numeri di telefono, profilo Facebook, sì, noi il 25 in modo che le persone che sono interessate possano prendere contatto. Allora, noi il 25 novembre iniziamo a prendere tutti i moduli di iscrizione per chi volesse abbonarsi a questa stagione teatrale. Il costo è di 90 euro per questi 18 eventi, che ovviamente poi si potrà, magari parlando di persona con ognuno, capire se dividerli in due tranche o più. Questo si potrebbe anche... Senti, se uno vuole vedere il programma online, vedere, da internet, sì, può andare su Facebook, per esempio? Sì, ha un sito, su Facebook abbiamo, basta cliccare Francesco D'Aquino con questo simbolo che è il teatro... Basta scrivere Teatro Fuorisquadro. Teatro Fuorisquadro. Sì. Quindi si va su Facebook, Teatro Fuorisquadro. Teatro Fuorisquadro. Sì, esce tutto. Quindi Facebook Teatro Fuorisquadro, abbiamo qualche numero di telefono da dare? No. No, esce comunque. L'importante è che si vada su Facebook Teatro Fuorisquadro. Sì. E cos'altro dobbiamo dire? Chi si vuole abbonare può fare l'abbonamento, oppure si può venire una serata soltanto, una volta in una unica, diciamo. Sì, perché ci saranno. Quindi volta per volta su Facebook saranno aggiornate, sì, diciamo, certo, le serate, il programma, certo, eccetera. Noi mettiamo, pubblicizzeremo il programma in generale, però ogni evento faremo la pubblicità singola. Bene, bene, bene. No, l'importante, mi piace questa cosa del 25 di novembre, che ricorre la giornata internazionale, o mi sbaglio, sì, del contro la violenza sulle donne, e noi abbiamo fatto tante serate, tante puntate delle nostre programmazioni sul tema della violenza sulle donne. E ci piace appunto ricordare che il 25 di novembre ricorre questa giornata, e proprio il 25 di novembre voi cominciate la vostra serata dedicata con il ricordo anche di Franca Rame, che è stata una grande attrice di teatro, che ha vissuto la sua vita anche come testimonianza, perché sì, appunto Franca Rame ha subito una grave violenza, è stata stuprata quando era ragazza, quando era giovane, e lei è riuscita a come si dice? E lo stupro è diventato... Lo stupro, il monologo che sarà lo stupro, è proprio la sua storia. Bene, bene, quindi il 25 di novembre la riapertura del Teatro Fuorisquadro di Caulonia, la giornata contro la violenza delle donne. Erika, l'ultima cosa, siccome facciamo anche il circolo letterario insieme all'associazione culturale Locatoio, per chi volesse disfarsi di alcuni libri che non usa più, invece di magari buttarli e quindi perderli, bellissima questa cosa, li può tranquillamente affidare all'associazione Locatoio, che li metteremo a disposizione di una specie di piccola biblioteca. Esatto, quest'estate abbiamo già fatto una biblioteca ambulante. Bene. In una villa. Benissimo, bene. E poi un'altra cosa, solo un messaggio: venite tutti, siete tutti invitati, perché uno spazio non può rimanere vuoto. Senza bravissimo di voi. Allora, caulognesi e non caulognesi,
Chi volesse farsi una bella serata di cultura, di interessamento al teatro, al concerto musicale, può approfondire anche su Facebook alla voce Teatro Fuori Squadro. Quindi vi aspettiamo tutti, lanciamo questo appello, facciamo questo invito, appuntamento al 25 di novembre a Caulonia alla sera alle 21, giusto? Sì. Bene, grazie amici, alla prossima puntata di Fatti e Misfatti.